Buonasera e bentornati a Football Benchmark, bentornato anche ad Antonio Di Cianni. Antonio, ciao, buonasera. Buonasera Luca. E oggi con te parleremo del Champions Report, che è una sorta di must have di Football Benchmark, l'analisi che viene fatta sugli 8 campioni dei campionati più importanti in Europa per cercare di capire i trend, per analizzare le situazioni, per capire se questo successo che è arrivato nella passata stagione cosa ha portato e quanto ha portato. Quindi mi tufferei subito, perché l'analisi è come al solito molto approfondita e molto dettagliata, sui primi dati che riguardano chiaramente i ricavi operativi, che testimoniano un po' il termometro di quanto una società sta facendo bene o meno. La prima cosa che balza all'occhio, Antonio, è la grande differenza fra le prime quattro, quindi Inghilterra, Paris Saint-Germain, Spagna e Germania, con le altre quattro. Quindi potremmo dire che il Napoli, nonostante faccia parte dell'Italia, quindi Big Five, ha una differenza di fatturato molto grande rispetto alle altre quattro del Big Five. Sì, Luca, come dici tu, ci sono praticamente due gruppi di questi 8 campioni, di questi 8 campionati che selezioniamo ogni anno, che analizziamo ogni anno. Ci riferiamo ovviamente alla stagione 2022-2023, e il Napoli fa parte del secondo gruppo, perché di fatto fattura un terzo di ciò che fa il Manchester City, che è in vetta a questa classifica, seguito, come dicevi tu, da PSG, Barcellona e poi poco più dietro dal Bayern Monaco. Due cose da dire: innanzitutto che comunque il Napoli, come vediamo dai numerini sul grafico, è il club che ha aumentato di più i ricavi rispetto all'anno precedente, quindi comunque un primo posto il Napoli lo ottiene in ogni caso. Ovviamente la cavalcata in Champions e la vittoria dello Scudetto sono stati fattori fondamentali a riguardo. E se vogliamo uscire dal perimetro degli 8 campioni analizzati e vogliamo parlare, diciamo, in maniera generale, il club che ha registrato maggiori ricavi in Europa e quindi nel mondo è il Real Madrid, con 830 milioni, che non è rappresentato in quanto appunto non è tra i campioni, in quanto il Barcellona ha vinto la Liga l'anno scorso, esattamente. C'è anche un'altra grande differenza, no? Rispetto all'analisi dei ricavi operativi, che nelle prime quattro, quindi City, Paris Saint-Germain, Barcellona e Bayern, la componente dei ricavi commerciali è quella dominante; nelle altre quattro sono invece i ricavi che arrivano dalle TV e dai premi UEFA che determinano la parte più importante del ricavo. Sì, sono più il club e diciamo ha un brand e una visibilità che ormai trascende i confini domestici, più questo è evidente. Quindi nei primi quattro club, che ormai più che semplici football club, si parla di società di intrattenimento, di media, di entertainment a livello globale, si potrebbe dire, e di conseguenza i ricavi da sponsorship, piuttosto che da pubblicità, advertising, merchandising, sono la componente maggiore, mentre invece club che ancora hanno, se vogliamo, sicuramente una grande storia alle spalle, con un grande bacino di tifosi e di utenza, ma che ancora non hanno quel livello di internazionalità, dipendono di più dai diritti TV, ed è il caso ed effettivamente del secondo gruppo, diciamo delle ultime quattro di questa classifica. Se invece andiamo ad analizzare il costo del lavoro, cioè quanto è stata pagata di fatto la squadra nel salario per andare a vincere il campionato, troviamo una cosa che forse non è una grande sorpresa, ma se lo vediamo così nel grafico sì, rispetto a quanto ha speso il Napoli in proporzione con le altre società per vincere il campionato. Intanto è una di quelle che ha speso di meno, molto di meno, 6 volte in meno rispetto al Barcellona, che è quella che ha speso di più. E poi, Antonio, c'è quel rapporto fra il costo del lavoro e i ricavi operativi che al Napoli raggiunge la quota del 40%, che io non so se è la più bassa d'Europa, immagino di no, ma è certamente la più bassa dei campioni. Sì, certamente la più bassa dei campioni, come messo in grafica, e soprattutto cioè fa specie pensare che il Napoli abbia diminuito il costo del lavoro del 15% rispetto all'anno precedente. Erano 130 milioni, adesso sono 111, ha venduto i vari Insigne, Mertens,
Fabian Ruiz, Koulibaly, i senatori, per alcuni anche i giocatori più forti della rosa, li ha sostituiti con giocatori che in alcuni casi non erano molto conosciuti, penso a Kim, ed è riuscito a vincere lo scudetto dopo più di 30 anni. E quindi un raro esempio nel mondo del calcio di costi tenuti sotto controllo, quindi gestione virtuosa dei costi, che si associa a degli ottimi, dei grandissimi risultati sportivi. Il costo del Napoli, come dicevi tu, per vincere lo scudetto rispetto alla Liga, rispetto al Barcellona per vincere la Liga, è di 6 volte di meno. Il Barcellona peraltro ha aumentato del 39% rispetto all'anno precedente i costi, ha investito significativamente, pensiamo ai vari Lewandowski che nel frattempo è già andato via, Rafinha, eccetera. E poi ecco, il Napoli è assolutamente sotto, al di sotto del famoso, come menzioniamo spesso, rapporto costo del lavoro ricavi del 70%, che è, diciamo, il limite suggerito massimo dalla UEFA. Ci sono tre club invece al di là, al di sopra di esso, il Galatasaray, il Barcellona e appunto il PSG. È importante comunque da dire rispetto al PSG che ha diminuito significativamente questo rapporto, che l'anno scorso stava addirittura al 109%, invece quest'anno è al 79%. Anche perché, Antonio, con le nuove norme del nuovo, chiamiamolo così, Financial Fair Play, si dovrà arrivare, considerate anche i costi di gestione della squadra, ammortamenti del cartellini, verso questa cifra in maniera quasi perentoria, no? Quindi un processo di limitazione dei costi ci dovrà comunque essere. Se andiamo a guardare invece la redditività delle squadre che hanno vinto il campionato in Europa, troviamo che a sorpresa, fra virgolette a sorpresa, il Barcellona è primo, ma come ci spiegherai c'è stata una manovra finanziaria, no? Che ha permesso al Barcellona, anziché è stato obbligato il Barcellona a fare così, altrimenti non avrebbe potuto continuare ad esistere, fra virgolette. È da sottolineare anche l'exploit del Napoli per quanto riguarda la redditività. Sì, i numeri del Barcellona sono un po', ora non vorrei dire una parola grossa, ma un po' truccati, nel senso c'è un po' il trucco, perché come abbiamo messo qui nella grafica in sovraimpressione, ovviamente riassumendo in maniera estrema, ci sono nel 2022-23 il Barcellona ha registrato dei ricavi straordinari, delle poste di ricavo straordinarie per quasi 800 milioni di euro, parliamo di quasi un miliardo, quindi di conseguenza il risultato di esercizio è chiaramente fortemente influenzato da questo valore, quindi il Barcellona ha registrato poco più di 300 milioni di profitto. Questi ricavi straordinari, senza entrare troppo nel dettaglio, sono di fatto degli anticipi di ricavi futuri dei diritti TV che il Barcellona ha di fatto già venduto, e quindi ovviamente poi non riceverà in futuro, quindi certo. Si dovrà inventare delle nuove, diciamo, leve da poi sfruttare negli anni successivi. E rispetto agli altri club, il Napoli, come dicevi tu, con 80 milioni, risultato storico, è il più alto risultato di esercizio mai registrato da un club italiano nella storia, quindi De Laurentiis ha compiuto davvero un capolavoro. E poi ci sono due club in rosso, il Galatasaray e il PSG. Il Paris Saint-Germain comunque ha, seppur con un rosso con più di 100 milioni di euro di perdita, ha migliorato del 70% però, perdite rispetto all'anno precedente. Un'altra cosa da sottolineare, lo diciamo sempre, lo diciamo tutti gli anni, ma il numero degli anni consecutivi comincia ad essere molto importante. Per la Germania è una cosa naturale, forse non tanto per l'Italia, ma il bilancio del Bayern Monaco è inattivo da 31 anni. 31 anni consecutivi col bilancio inattivo, e credo che è un'eccezionalità nel calcio, dovrebbe forse essere per il mondo dell'impresa invece una consuetudine, no? Sì. Avete voluto inserire all'interno dell'analisi dei club campioni un nuovo parametro, la transizione dalla squadra giovanile alla prima squadra, cioè come a dire come funziona il lancio di nuovi giocatori, non necessariamente provenienti esclusivamente dal settore giovanile, ma magari giovani acquistati per poter essere formati nell'ultimo periodo nel settore giovanile.
e per cercare di capire se funziona tutta, no, la società. Immagino che lo scopo finale fosse proprio questo, cercare di capire se non funziona soltanto la prima squadra, cioè se è una squadra a prodotto finito, ma se è una squadra che può creare anche del talento. E io credo, in maniera non sorprendente, il Benfica si classifica secondo in questa classifica. Sì, Luca, è un po' uno dei parametri, chiaramente ce ne sono tanti altri, attraverso il quale misurare un po' l'efficienza del settore giovanile. Quindi quanti giocatori del settore giovanile poi esordiscono in una prima squadra, non necessariamente nella stessa prima squadra del settore giovanile di riferimento. Ecco perché la differenza tra transizioni indirette e dirette. Quindi la transizione indiretta è un calciatore di un settore giovanile che poi esordisce in un'altra prima squadra, perché magari è ceduto in prestito o a titolo definitivo, e la transizione diretta invece si riferisce a calciatori che all'interno della stessa filiera dello stesso club dal settore giovanile poi esordiscono nella medesima prima squadra. E di fatto vediamo che ci sono tre società che sono di fatto, come posso dire, delle industrie produttrici di talenti, perché stiamo parlando nel caso del City e del Benfica di quasi 30 giocatori, nel caso del Barcellona 20 e poi via via tutte le altre. Vedete anche la distinzione appunto rispetto alle transizioni dirette ed indirette. Il Napoli, settimo su 8, con 12, con 12 transizioni, e tuttavia è l'unico club, in realtà il Napoli dovrebbe, il Napoli penultimo e il Galatasaray ultimo, scusami. Sì, sì. Dicevo, il Napoli è l'unico club nel quale negli ultimi 5 anni, questo è il periodo che è stato preso in analisi, non ha avuto delle transizioni dirette, cioè i calciatori del settore giovanile del Napoli poi hanno esordito almeno 450 esatto. minuti, quindi è più che un semplice esordio, in realtà si tratta di giocare di fatto almeno un 5 partite, 450 certo. minuti in altre squadre. Quindi il Napoli, verrebbe da dire, guardando a questo parametro che ripeto non è esaustivo, non dà probabilmente troppa fiducia ai propri giovani che devono andare da altre parti per poi trovare il loro spazio. Che poi magari in qualche caso i giovani tornano, no? Perché come è successo a Gaetano, che quest'anno è iniziato, giusto, poi è riandato in prestito a giocare al Cagliari. È chiaro che la soglia di attenzione per quanto riguardava il Napoli in questi anni è stata molto alta, ma ci sono alcune realtà poi in Italia. Le studieremo magari, perché questo è un buon modo per cercare di capire anche come funziona, no, lo sviluppo e il percorso che viene dato all'interno dei club da parte di un giocatore. L'ultima analisi che vogliamo mettere a disposizione dei nostri telespettatori è quella che riguarda i ricavi operativi delle squadre di Serie A, quindi prendendo come punto di riferimento il Napoli, che abbiamo messo in contrapposizione, a confronto con le grandi d'Europa, ora lo mettiamo a confronto con le grandi d'Italia. Il Napoli vince il campionato lo scorso anno, chiaramente non essendo la squadra che fattura di più in Italia. Di gran lunga non essendolo, Luca, perché anche qui, se vogliamo, ci sono un paio, diciamo due gruppi, un po' come abbiamo visto in maniera ancora più marcata per gli otto campioni dei principali campionati europei. E il Napoli ha fatturato nel 2022-23 circa 160 milioni in meno della Juventus, prima in questa classifica, e comunque risulta anche dietro le due milanesi. Quindi ribadisco il risultato del Napoli, ancora di più vedendolo con il senno di poi, una volta che i numeri poi del bilancio sono stati pubblicati, risulta essere ancora di più un risultato straordinario, perché chiaramente fatturando 160 milioni in meno della società che fattura di meno è riuscita della società che fattura di più in Italia, cioè la Juventus, è riuscita comunque a vincere lo scudetto, quindi a posizionarsi davanti alla Juventus piuttosto che al Milan e all'Inter. E vediamo tra le altre squadre, come hai detto tu, le big di Serie A, la Roma, chiaramente Lazio, Fiorentina e Atalanta, che ormai è stabilmente tra i top club italiani. La Roma e la Fiorentina chiaramente beneficiano anche della loro stagione positiva, soprattutto direi a livello europeo, perché alla Roma è sfuggita l'Europa League solo in finale ai rigori
contro il Siviglia, e anche la Fiorentina purtroppo una grande cavalcata fino in finale di Conference League, poi persa proprio negli ultimi minuti contro il West Ham. Però a livello economico-finanziario il raggiungimento della finale, a prescindere dalla sconfitta poi nell'ultima partita, ha chiaramente portato dei significativi vantaggi. Altro aspetto da sottolineare: tutte le squadre, esatto, anch'esse hanno aumentato i ricavi. Non abbiamo ancora i dati dell'Atalanta che usciranno, presumo, nelle prossime settimane. Antonio, ti ringrazio molto per questa analisi molto dettagliata sui bilanci delle società che hanno vinto il loro campionato, poi abbiamo messo anche a confronto con quelle italiane. Grazie mille Antonio. E grazie naturalmente, Luca. Naturalmente Football Benchmark torna la prossima settimana.